Oggi parliamo di farmacovigilanza con Marta Laurenza, responsabile di farmacovigilanza per Direnzo Regulatory Affairs. E la prima domanda che ti vogliamo fare è: che cos'è la farmacovigilanza? Allora, con il termine farmacovigilanza diciamo, racchiude tutta una serie di attività che sono volte a identificare, valutare e chiaramente, se è possibile, prevenire tutte quelle che sono le reazioni avverse che possono verificarsi nel momento in cui si utilizza un farmaco. Perché non ci sono farmaci che, assieme al loro effetto terapeutico, non producano di fatto una reazione avversa. E questo avviene sia quando il farmaco si utilizza nelle sue normali condizioni d'uso, che sono autorizzate negli stampati del prodotto, quindi che troviamo descritte nel foglio illustrativo e nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, e sia quando invece lo si usa in situazioni, come dire, che noi definiamo speciali, quindi un po' fuori da quello che è riportato nel foglio illustrativo e nell'RCP. Possiamo pensare ad esempio a degli errori terapeutici oppure a un'esposizione occupazionale da parte di un operatore sanitario che sta gestendo un farmaco, somministrando, anzi meglio dire un farmaco nell'ambito della sua attività, oppure un abuso, un overdose. Tutte queste sono condizioni che chiaramente non sono riportate nel foglio illustrativo, nell'RCP e che possono comunque determinare l'insorgenza di reazioni avverse. E la rete nazionale di farmacovigilanza invece che cos'è? Allora, la Rete Nazionale di Farmacovigilanza è un sistema che fa capo ad AIFA, che è l'agenzia regolatoria nazionale diciamo che legifera e che controlla anche la sicurezza del farmaco in Italia, ed è un sistema attraverso il quale sia il privato cittadino che il responsabile di farmacovigilanza delle ASL, ma anche i medici, possono segnalare le reazioni avverse di cui vengono a conoscenza nell'ambito della loro attività o, nel caso del cittadino, nell'ambito dell'utilizzo del farmaco. Anche ovviamente le aziende farmaceutiche possono accedere alla Rete Nazionale di Farmacovigilanza. È necessario per tutti questi attori che ho nominato, quindi a partire dall'azienda farmaceutica, passando anche al responsabile di farmacovigilanza delle ASL, registrarsi alla Rete Nazionale di Farmacovigilanza. E dopodiché, insomma, le informazioni che vengono raccolte da questa grande banca dati, se così vogliamo dire, vengono poi inviate a Eudravigilance, che è invece come dire, la banca dati europea che raccoglie tutte le informazioni tutte le reazioni, relative a reazioni avverse che sono verificate con un farmaco. E che poi verranno utilizzate dall'azienda farmaceutica che le riscarica, insomma, per valutare il profilo rischio-beneficio del prodotto, perché in realtà tutte le attività inerenti alla farmacovigilanza hanno poi questo scopo, cioè quello di valutare il profilo rischio-beneficio del farmaco e eventualmente intraprendere tutte quelle azioni volte a minimizzare questi rischi e a tutelare la salute del paziente. E chi è che fa la farmacovigilanza? Chi la può fare? Allora, la risposta sarebbe tutti, cioè nel senso sia dal privato cittadino che utilizzando il farmaco ovviamente sperimenta una reazione avversa e la comunica o al suo medico o anche al responsabile di farmacovigilanza, fino a passare diciamo, agli addetti al settore, quindi ai medici stessi, ai responsabili di farmacovigilanza delle ASL e poi all'azienda farmaceutica, nelle figure degli SF, quindi della forza vendita, che nell'ambito della loro attività possano venire a contatto con, diciamo, con i medici o con gli infermieri, i farmacisti che comunicano, che sono a conoscenza, insomma, di reazioni avverse avvenute con un farmaco, e poi ovviamente l'azienda farmaceutica, che deve avere per legge un responsabile di farmacovigilanza che risieda in Europa e che appunto poi è colui che gestisce, per l'appunto responsabile, di tutte le attività che riguardano la farmacovigilanza, questo anche di fronte soprattutto ad AIFA e poi ad EMA. E come si diventa addetto alla farmacovigilanza? Allora, sicuramente è necessario possedere un titolo di studio in discipline scientifiche, per lo più parliamo di biologia, sicuramente medicina, ma anche farmacia, CTF. Dopodiché ci sono diversi, ovviamente, master e corsi di formazione che possono come dire, aumentare il background nella materia, quindi in farmacovigilanza. E inoltre ricordiamo, questo sottolineiamo, che la presenza di un responsabile di farmacovigilanza, sia per l'azienda ma anche all'interno delle ASL, è una figura obbligatoria che va nominata necessariamente, perché appunto è colui che poi sarà il responsabile dell'attività. Questo vale anche per quello che riguarda i responsabili locali di farmacovigilanza per le aziende.
aziende che non risiedono, cioè non hanno la propria sede legale in Italia, perché il nostro paese appunto richiede che ci sia una figura responsabile sul territorio che ha poi la responsabilità di dialogare con l'autorità competente e di permettere le implementazioni di quelle misure di sicurezza, delle misure di sicurezza richieste per i farmaci nel nostro paese. E tornando alla raccolta delle informazioni di farmacovigilanza, come si valuta il profilo rischio-beneficio di un farmaco? Allora, innanzitutto queste le informazioni riguardanti la sicurezza, quindi eventuali reazioni avverse che possono essere ricevute e dall'azienda in primis, ma anche dagli operatori sanitari, quindi dai medici, dai responsabili di farmacovigilanza delle ASL, vengono inserite all'interno di questo grande database europeo che abbiamo nominato prima, che è Eutravigilance, da cui il titolare ha poi l'obbligo periodicamente di scaricare tutte le segnalazioni che riguardano il proprio principio attivo e i propri prodotti. Queste segnalazioni vengono inserite all'interno del database dell'azienda e vengono periodicamente valutate dalla QPPV o anche dagli altri operatori dell'ufficio di farmacovigilanza, gli altri officer dell'unità di farmacovigilanza, per determinare se appunto il profilo beneficio-rischio del prodotto è garantito e eventualmente mettere in atto alcune delle azioni volte a come dire, rafforzare la sicurezza del prodotto, come possono essere ad esempio l'inserimento di avvertenze specifiche all'interno delle recipienti del foglio illustrativo o anche di una reazione avversa, perché si può diventare necessario insomma che una specifica ADR venga attenzionata all'interno dello stampato del prodotto, oppure queste sono le misure di routinarie di minimizzazione dei rischi, oppure si possono ovviamente applicare anche delle misure un po' che vengono definite addizionali, come ad esempio la disseminazione di materiale educazionale al paziente o al medico, ad esempio per evidenziare una particolare problematica o criticità legata al dosaggio, legata alle modalità proprio di assunzione del farmaco o di un particolare evento che si è visto verificarsi con una frequenza insomma, tale da richiedere che sia monitorato con un pochino più di frequenza o di attenzione, insomma. E cosa possiamo fare noi di Renzo Regulatory Affairs per le aziende che necessitano del servizio di farmacovigilanza? Allora, noi possiamo offrire un servizio completo sia per quello che riguarda le UQPPV e la gestione dei farmaci diciamo a livello europeo, sia per sia offrire un servizio diciamo come local contact point per quelle aziende che, come dicevo all'inizio, non sono in Italia, non hanno la sede legale in Italia, ma commercializzano nel nostro paese e che hanno bisogno di un responsabile sul territorio che si occupi di interfacciarsi appunto con AIFA e di anche rispondere a quelli che sono i requisiti nazionali che il nostro paese adotta insomma per garantire la sicurezza del farmaco. Dal punto di vista invece delle UQPPV, ovviamente noi possiamo svolgere anche in questo caso un servizio che va un servizio completo che parte dalla raccolta delle reazioni avverse, dal loro processamento, dallo scarico di Eutravigilance e fino alla redazione di documenti più complessi che possono essere ad esempio gli RMP e i PSUR. E poi ovviamente in quanto responsabili offrire il nostro supporto anche in caso di audit e di ispezioni che insomma riceviamo anche ultimamente con un po' spesso dall'autorità competente. Che però sono andate bene. Sì. E perché le aziende dovrebbero esternalizzare il servizio di farmacovigilanza o uno studio di consulenza come il nostro? Perché è possibile che non siano strutturate in maniera insomma, adeguata da poter supportare tutti quelli che sono i processi che partono dall'invio, comunque dallo scarico delle reazioni avverse da parte di Eutravigilance fino alla redazione di documenti più complessi come possono essere gli RMP e i PSUR che sono richieste dall'autorità competente e che quindi richiedono una competenza molto specifica per la loro redazione che noi possiamo offrire. E ringraziamo Marta per questa chiacchierata e vi diamo appuntamento per nuovi approfondimenti da parte di Renzo Regulatory Affairs.